Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vincenzo Variale. E oggi raga vi parlerò un poco di Fortnite News, che non li faccio da un po'. Allora raga, allora ci sono vari leaker. Praticamente raga vi dirò un po' di cose. Allora, che raga, e dopo l'evento del Doomsday tornerà la vecchia mappa. Questa vecchia mappa, o potranno fare una modalità parte della vecchia mappa, oppure metteranno la vecchia mappa, oppure metteranno la vecchia mappa allagata. Scrivetelo qua sotto in un commento. Allora raga, tornerà la vecchia mappa dopo l'evento di Doomsday. Perché raga, come possiamo vedere, se andiamo qua degli agenti, andiamo da Mida, se vediamo, aspettate. Ecco, qua c'è pure qua il countdown, sta pure il lobby. Raga, la macchina di Mida, se andate a vedere, si è attivata ancora di più. Loris si è mutato, raga, ma l'arma di Mida si è attivata ancora di più. Si è attivata ancora di più, raga. Vedete che onda gigante, gigantesca. E Loris si è mutato, però c'è Loris, sono nel mio party. Raga, però vedete che onda fa l'arma di Doomsday. Questo vuol dire che questa cosa dovrà fare energia per farci tornare nella vecchia mappa. Allora raga, vi devo dire una cosetta. Se vediamo nello shop, questa qua, vi devo dire una cosa carina, diciamo. Sì, questa skin pure mi piace, raga. Questo qua, raga, è una skin di Apex Legends, che l'hanno messa in game, l'hanno messa nello shop, molto molto bella, mi piace un sacco, però non ve la prendo perché costa 2000, io tengo 0 in pack. Però raga, molto molto bella. Infatti qua ci abbiamo pure qua, c'abbiamo il piccone, raga, sentiamo il suono. Non male, sempre non male, raga. Poi raga, ci abbiamo qua nello shop di nuovo vetturino. Vediamo vetturino, ok. Non male. Allora raga, allora vi devo dire una cosa, che Ninja l'hanno rimessa nello shop fino a domenica, che sarebbe domani. Da me è sabato, quindi raga, voi volete comprare, cioè se voi siete ancora in tempo, sono le 11 di notte a me, quindi raga, prendetevi la skin di Ninja in tempo prima che sia troppo tardi, perché non ci sarà mai più. Cioè domenica si toglierà per sempre, raga, non ci sarà mai più. Però io raga me la sono shoppata, perché il mio Ninja mi piace un sacco e me la sono presa. Io raga ho la skin di Ninja adesso e me la sono presa perché non voglio che Ninja se ne va, perché Ninja tiene pure 23 milioni di iscritti. Ninja è uno dei miei youtuber preferiti, quindi raga, prendetevi la skin di Ninja prima che sia troppo tardi. Ok raga, quindi hanno aggiunto Ninja, ovviamente con le doppie katane. Io non ho sentito il suono, sentiamo. Allora, non male quella di Ninja, sempre non male. Poi raga, dopo vi farò vedere lo shop. Adesso vi devo parlare di un Fortnite News. Ovviamente raga, là c'è proprio il nostro timer, che tra 6 giorni ci sarà l'evento di Doomsday. Allora, quindi raga, adesso vi devo dire una cosa di Astrocheck, vari leaker. Praticamente sulla testa di Astrocheck c'è la vecchia mappa e la nuova mappa. Che cosa significa? Che dietro c'è la mappa della Season 2, perché c'è Tilted Towers, che sarebbe Pinnacle Pendenti, e poi c'è la nuova mappa in cui c'è l'agenzia, Foresta Frignante e varie città, Siepi e varie città ancora. Quindi raga, come possiamo vedere ancora, che qua, che sono apparsi sempre i tubi, che tanto voi già sapete che ci sono apparsi i tubi. Quindi raga, domani farò una live del ritorno alla vecchia mappa. Quindi raga, domani non mancate alla live, ve lo anticipo già adesso, che domani andrò in live e seguitemi alla live. Quindi raga, parlando del Fortnite News adesso, vi devo dire che
Olga, quando torneranno nello shop i calciatori, perché io, a me piacciono un sacco pure i baschettari, piacciono un sacco i calciatori baschettari. Infatti, raga, come possiamo vedere, io supporto Gigi come creatore. Quindi, raga, ho visto un video di Real Belix che è stato moltissimissimo, eppure Gigi. Loro due hanno detto che ritorna alla vecchia mappa. Infatti, io ci credo a queste cose. Ci credo, perché è possibile che se metto la vecchia mappa in un evento di Travis Scott, poi non la mettono più. Doveva esserci qualche cosa. Quindi, raga, ci sarà qualcosa con la vecchia mappa che ritornerà sicuramente. Quindi, raga, gli americani dicono che dopo l'evento di Travis Scott ci sarebbe stato, dopo quel rift ci sarebbe stato la vecchia mappa. Ma uno ha detto che no, dopo l'evento di Doomsday ci sarà la vecchia mappa, ci sarà, non dopo l'evento di Travis Scott. Però gli americani hanno pensato a dopo l'evento di Travis Scott. Comunque, raga, andiamo da Deadpool, raga, questo è pure un Fortnite New che non credo che proprio sia credo sia un teaser, non lo so. Però se andiamo da Deadpool con la suo allagamento, allora raga, andiamo al computer, scusate. Allora, ecco, vedete quelle cartelle che stanno là, quelle tre cartelle vuote, quelle là su Deadpool, in fondo c'è Deadpool, la faccia di Deadpool, e quelle tre cartelle, raga, potranno essere dei vari teaser della stagione 3, che sarebbe stagione 13, diciamo. Raga, ovviamente la stanza di Deadpool allagata è un indizio nella prossima season, perché vedete tutto allagato, vedete bene, raga. Comunque, l'evento di Doomsday ovviamente sarà, vi dico l'ultima cosa, l'evento di Doomsday sarà il 30 maggio, sentite bene, il 30 maggio alle 20 in punto. Quindi, raga, anche se tipo fa le 20:05, però raga, io vi consiglio di andare già alle 20 su Fortnite, perché toglieranno tutte le modalità e metteranno una modalità qua di Doomsday. Quindi, raga, io ci sarò alle 20 e farò pure una live. Quindi, raga, non mancate pure la live il 30, e che farò pure domani la live. Quindi, raga, adesso non ci resta solamente di vedere tutto lo shop. Già ho visto ancora le piccole di Vetrex e tutto. Allora, raga, qua c'è Giada Rossa, questa qua. Sì, raga, togliamoci un attimo il coso qua, il zainetto. Ok, questa qua è bella skin, innanzitutto perché tiene pure la mascherina che c'è il covid-19, quindi è carina. Cioè, dai, però non tiene picconi e tutto. Ok, raga, qua questa c'ha due stili, il primo è questo, il secondo è questo, raga, non male. E questo, il backpack è bellissimo, il backpack. Ah, ovviamente c'è il piccone che dobbiamo sentire. Buono, cioè bello il piccone. Infatti queste skin, raga, nello shop sono belle, carine. Poi abbiamo, raga, motociclista, che è questa qua. C'è questa qua, raga, mi piace. Cioè, tipo, cioè io me l'ero confuso con Ruggine, ma invece no. Questo qua è lo zainetto, è stato il capitolo 2 stagioni 1. Ok, raga, ecco motociclista. Poi, raga, abbiamo il nostro carissimo vetturino, eccolo qua. Poi, raga, abbiamo il balletto elettrico, sentiamocelo. Ok, ecco, bello il nostro balletto. Eclettico si chiama. Ecco, questo qua è il balletto. Raga, poi abbiamo una mezza, non male questa, raga, bella, questa mi piace. Ok, raga, poi abbiamo il nostro balletto Infinite Up, che questo qua non si ferma e non si fermerà, ma non si fermerà.
prima apparizione di stagione di futuro. Ok raga, poi abbiamo questo qua che è bello, ma anche questo qua forse in futuro sarà nelle storie, questo qua del telefono concentrazione pura. Ecco raga, adesso concluderei il video. Raga, lasciate un bel like per il Fortnite News e lasciate un bel like pure per pure per lo shop. Quindi raga, domani per forse un prossimo Fortnite News, sperando che ci saranno nuove news. Quindi raga, ci vediamo domani. Ciao raga.